Buongiorno. Allora, oggi vorrei recensire un film che mi è piaciuto molto riguardante la trama di Halo, che si chiama per l'appunto Halo Legends, ed è questo qui. Allora, Halo Legends è una storia che mi è piaciuta molto perché non è la solita storia di Halo nella quale c'è un protagonista fisso che ha un ruolo, diciamo, un ruolo troppo presente, troppo significativo, ecco, troppo unico. E neanche troppo fisso, però la cosa che ho apprezzato molto per l'appunto di Halo Legends è, come dice il nome stesso, Legends sarebbero le leggende di Halo. Allora racconta la storia di molti personaggi, sia da una parte che dall'altra, in particolar modo però dell'universo degli esseri umani, diciamo, di leggende, di personaggi che hanno avuto un ruolo significativo nella storia della Terra, nella storia della guerra, che però purtroppo non sono mai state narrate. Queste storie hanno perso purtroppo, diciamo, sono state dimenticate perché sfortunatamente molte persone o non ne sanno, non ne sono a conoscenza o purtroppo non hanno le conoscenze, diciamo, che gli permettevano di dimostrare l'esistenza di questi personaggi. Vabbè, questa è un'opinione mia. Comunque, allora, di cosa parliamo da Legends? In primo luogo la storia di Legends parla di 8 storie differenti. Partirò dalla prima, che è quella di Cortana, che ci racconta, dopo gli eventi della trilogia originale di Halo 1, 2 e 3, tutta quanta la storia dei precursori e dell'umanità e dei Covenant. Quindi essenzialmente ci mostra l'origine di tutta quanta la grande trama di Halo, in cui ci viene finalmente spiegato come i precursori hanno incontrato per la prima volta i Flood, di come li hanno dovuti sconfiggere attraverso l'utilizzo degli anelli. Di come gli umani e i Covenant hanno ripopolato il mondo grazie per l'appunto ai precursori che hanno dato loro la possibilità di ricominciare da zero. E poi ovviamente ha aggiunto anche la possibilità di spiegarci finalmente, riempire dei vuoti che effettivamente erano mancanti. Però lei stessa afferma, grazie diciamo, alle sue conoscenze, alle sue mancanze, che il film, vabbè, la sua storia ha dei vuoti, e infatti questi vuoti verranno colmati poi in Halo 4 e in Halo 5. Quindi abbiamo finalmente diciamo, la possibilità di scoprire un po' di più, anche grazie alla trilogia dei libri di Halo, come mai i precursori sono così importanti in questo universo. Una specie che effettivamente è sempre stata molto misteriosa, oscura, cioè mi sono sempre chiesto chi fossero questi personaggi, che ruolo avessero, diciamo, nel passato di Halo, e come mai non avessero fatto addirittura un videogioco su di loro. Allora, i precursori, vabbè, a parte i precursori, la storia di Halo riguarda la prima e la seconda, la spiegazione di come Cortana ha potuto raccontarci come l'umanità ha conosciuto i Covenant, le guerre, gli affronti, come i precursori hanno sconfitto i Flood, tutto quanto. Poi abbiamo avuto alcune storie più, diciamo, più piccole, anche però comunque sono state interessanti. La storia di una Spartan con la tuta rossa che ha affrontato i nemici, di come ci è stato finalmente spiegato come mai gli Spartan sono così oscuri, così cupi, così silenziosi, e di qual è il tragico passato che si portano alle spalle, di come vengono rapiti da bambini per essere poi sottoposti a un trattamento speciale che li renderà super soldati, e di come il motivo per il quale non sono mai stati cercati dalle famiglie, non hanno mai trovato, diciamo, non hanno mai avuto una famiglia, non sono mai stati, state fatte indagini su di loro, e perché il governo dell'umanità ha introdotto dei coloni al posto loro che potessero nascondere la cosa. E di come oggi, ad una determinata età, questi coloni sarebbero morti, perché non erano stati creati per essere duratori più di magari 20-25 anni, insomma, tutti ragazzi morti in giovane età. Mentre gli Spartani invece sono tornati poi dopo essere fuggiti dalla struttura ed essere riusciti a tornare a casa, sono tornati a combattere e hanno per l'appunto potuto avere la possibilità di affrontare nuovamente il nemico. Questa ragazza combatterà, affronterà i Covenant finché poi alla fine non morirà e verrà trovata per l'appunto da uno Spartan verde che si presuppone sia Master Chief. Non sono sicurissimo che sia lui perché non mi ricordo bene mo chi era questo Spartan, che nome ha affermato di avere quando ha comunicato la sua posizione, però penso di sì perché non è mai stato rivelato il suo volto. Poi fecero invece un'altra storia interessante su Sanghilios, o meglio sull'Arbiter del pianeta degli Elite.
Una cosa interessante perché volevano mostrarci come effettivamente il seme del dubbio fosse già presente negli Elite per quanto riguarda l'alleanza Covenant, prima ancora che venisse inserito, prima ancora dell'apparizione dell'arbiter che incontreranno nel secondo Halo. Di come questo Elite abbia affrontato moltissimi avversari, che lo ritenevano un traditore, un eretico, insomma, e di come li abbia sconfitti tutti, fino però a perdere purtroppo a causa di questo suo tradimento, potremmo dire, questa sua eresia, sia sua moglie che il suo migliore amico. E di come il profeta, il profeta, uno dei profeti, uno dei gerarchi che ci hanno cercato, non sono sicuro che fosse verità, potrebbe essere anche uno degli altri, lo abbiano messo, diciamo, davanti a una scelta, o servire il grande viaggio oppure morire. E lui alla fine decide di vendicarsi per riuscire a punire la persona che gli ha portato via l'amore della sua vita, uccidendo gli Elite che l'hanno tradito e anche il capo di queste Elite. Però muore anche lui purtroppo perché non riesce insomma a portare al 100% a compimento la sua vendetta, perché non riesce a uccidere il profeta, però riesce a uccidere Daka, il capo degli Elite che voleva prendere il suo posto. Poi abbiamo la storia invece sempre di Master Chief come protagonista, nell'ultima storia, nella quale lui affronta con l'aiuto di un gruppo di Spartan, che poi sono la sua squadra principale, i Covenant per riuscire a salvare una risorsa fondamentale che reputano essere indispensabile. In questo film si può osservare come cosa fondamentale, come effettivamente ci siano dei tratti anime per l'appunto. Molte storie sono effettivamente anime, devo riconoscerlo. Però devo apprezzo anche il fatto che non abbiano voluto soffermarsi troppo sul fatto che il film deve avere come protagonista Master Chief. Anzi, ho apprezzato molto altri Spartan. Come per esempio lo Spartan che comparirà poi in un'altra storia, vi parlerò dopo di questo Spartan. Comunque, Master Chief in questa storia finale salverà la dottoressa Halsey, che però compare molto più giovane e molto più umana, devo ammetterlo. Ma è sbagliata questa cosa, devo riconoscere che ci fu un grande errore in questo film. La dottoressa Halsey era già anziana quando Master Chief ha raggiunto l'età per essere uno Spartan al 100%, ed era anziana anche quando erano Spartan e tutti gli altri Spartan di Halo Reach. Quindi è molto strano che abbiano introdotto una versione così giovanile della dottoressa Halsey. Anche perché gli hanno dato un aspetto molto simile a quello di Cortana. È vero che Cortana non è altro che una versione, diciamo, una copia della mente della dottoressa, ed effettivamente l'aspetto dottoressa da giovane dovrebbe essere, da quanto ho capito. Però è pure vero che potevano realizzare una versione del gioco più credibile. Hanno fatto l'errore che fanno molti, molti anime. Hanno introdotto un personaggio troppo giovane per essere, diciamo, appropriato. Molto spesso negli anime fanno questa cosa. La cosa non mi è mai piaciuta moltissimo, perché è vero che è giusto introdurre personaggi giovanili, almeno per poter essere combattivi nella storia, però non puoi mettermi solo giovani, devo mettermi sempre qualche anziano. Vabbè. La cosa che mi ha sempre colpito molto di questo film è la storia, diciamo, l'introduzione di personaggi simili a quelli di Dragon Ball. Infatti, in una delle storie che comparirà poi a metà più o meno, su un altro Spartan molto simile però a Master Chief per la storia dell'armatura, di cui non ricordo purtroppo il nome perché è un nome un po' particolare. Lui deve combattere contro un Brute di Halo, un Brute, vabbè, Covenant, volevo dire, che però ha delle modifiche, diciamo, delle modifiche, ha subito delle modifiche fisiche. Poi riesce a sconfiggerlo anche con l'aiuto di un'altra IA, una seconda intelligenza artificiale, scusatemi, che lo aiuterà grazie a, diciamo, all'aiuto, diciamo, che riceverà da questa intelligenza artificiale, riuscirà a sconfiggerlo. Sì, scusatemi, non è molto corretto, è che non mi rimane molto tempo e devo cercare di sbrigarmi. Non vi faccio troppi spoiler, perché così per chi volesse vedere questo film potrà finalmente vederselo e potrà godere poi di questa piacevole storia. Comunque ve lo consiglio, dico solo questo, vi consiglio questo film, è una bellissima trama, una bellissima storia. Ci sono molti approfondimenti sulla storia di Halo. Ci sono storie tarine e simpatiche, anche comiche direi per certi versi, specie queste tre che vi ho narrato nel finale. E poi ci sono anche molti chiarimenti e approfondimenti che possono piacere. Quindi, per chi ama l'universo di Halo, vi consiglio di guardarvi Halo Legends. Vi farò una recensione anche di Halo Forward Unto Dawn, il film, e di Halo Nightfall.
L'altro film che ho visto, che sono tutti e tre molto belli, sono i tre film di Halo più interessanti, che gli unici tre film di Halo che hanno fatto, in effetti, prodotto fino a mo'. Quindi se ne faranno altri, spero tanto che faranno poi qualche film magari con protagonisti, o altri Spartan, o sempre Master Chief. Possibilmente altri Spartan, perché Master Chief è già protagonista del videogioco, quindi vorrei che estendessero un pochettino il loro universo a qualcosa di alternativo. E poi apprezzerei molto se volessero, se ripubblicassero i libri di Halo, come Halo Flood e gli altri, insomma, che spero di riuscire a trovare in futuro, anche magari online, non necessariamente in cartacei. Va bene, questo è tutto, buona continuazione, vi do appuntamento al prossimo video per vedere altre recensioni sui film e i libri di Halo. Arrivederci.